Ciao, bentornati su Sunshine Beauty. Oggi vedremo la preparazione e parlerò anche delle proprietà. Vedremo l'applicazione e anche il risultato sui miei capelli dell'acqua di riso. Ma prima sigla. Preparazione. Eccoci qua con il nostro pentolino pieno di acqua minerale. Pieno, comunque a metà l'ho messa, ho acceso il fornello e ci ho messo dentro 3-4 cucchiai di riso. Non ne preparate tantissima perché dura circa una settimana, perché essendoci l'acqua i batteri proliferano molto facilmente. Questo è il metodo più veloce per poterlo utilizzare da subito. Se la preparate con l'acqua fredda dovete lasciarlo fermentare con il riso dentro per almeno 24 ore. L'ho girato un po' e quando appunto il riso ha bollito l'ho versato dentro questo bagger con un colino. Ho schiacciato un pochino per far fuoriuscire tutta l'acqua di riso. L'ho schiacciata con un cucchiaio in modo da non perdermi neanche una goccia. E poi ho lasciato raffreddare l'acqua di riso. Siccome ne ho preparata un po' di più, l'altra l'ho messa in un altro contenitore e l'ho messa in frigo e quella la uso come tonico per la pelle. Ho girato un pochino, una volta freddo, e poi l'ho versata in questo contenitore spray, perché per metterla sui capelli i contenitori spray sono molto molto più pratici. Ora vedrete quando appunto lo applicherò sui capelli. Sbattete un pochino la boccettina e la vostra acqua di riso è pronta. Pronta per essere usata sui capelli o sul viso, come volete voi. Ora, applicazione e risultato. Applicazione. Allora, incomincio spazzolando i capelli con questa sorta di tangle teaser per togliere tutti gli eventuali nodi. E poi emulsiono l'acqua di riso e incomincio a spruzzarla partendo dal cuoio capelluto. Dovete cospargere tutto il cuoio capelluto di acqua di riso e poi anche sulle lunghezze e sulle punte. Parliamo un po' delle proprietà dell'acqua di riso mentre io continuo l'applicazione. Allora, l'acqua di riso ha innanzitutto delle proprietà nutrienti, antiossidanti e favorisce la crescita dei capelli. Li mantiene anche a lungo del suo naturale colore. Documentandomi ho scoperto che le donne di tribù giapponesi praticamente mettevano, a parte che avevano i capelli lunghi fino ai piedi, e mettevano appunto, avevano un uso costante dell'acqua di riso che se volete potete utilizzare anche come un balsamo. Io preferisco però usarlo come impacco pre-shampoo. Usando l'acqua di riso in maniera costante, mantenevano il loro colore naturale fino all'età di 80 anni. Ora questo non so se è vero, però se è così ben venga, diciamo che non dispiace, ecco. Applicatela con un massaggio sul cuoio capelluto che favorisce la circolazione. Mettetevi anche a testa sotto. L'acqua di riso è inoltre anche ricca di vitamine del gruppo B, vitamina E, sali minerali e appunto, come ho detto prima, molecole antiossidanti, ed è un segreto di bellezza delle donne cinesi, giapponesi e del sud-est asiatico. Ecco perché hanno dei capelli e una pelle bellissima, perché comunque l'acqua di riso si può utilizzare anche come tonico sulla pelle o per fare maschere anche di tessuto se si vuole. Legate poi i capelli in uno chignon alto e aspettate il tempo di posa di 30 minuti, dopodiché lavatevi i capelli come di consueto. Adesso andiamo a vedere il risultato sui miei capelli e devo dire che è stato davvero soddisfacente.
Non abbandonatemi. Ecco il risultato. Ed ecco a voi il risultato.